Sì, anche su YouTube, poi facciamo questo video. Su YouTube. È stata una partita secondo me bella da vedere, penso che chi ha visto la partita si sia divertito, due squadre che hanno giocato a campo aperto, a viso aperto, per noi è importante venire comunque fuori casa, in casa, nelle giovanili non dovrebbero esserci questi problemi, però comunque un pochino inconsciamente anche lo puoi subire e per noi è importante venire appunto fuori casa e giocare con le nostre idee. Chiaramente sappiamo che la Sampdoria è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda nel girone dell'Under 16, sappiamo che i valori sono importanti, quindi per noi questi tre punti sono una buonissima cosa. Sì, secondo me se guardiamo il numero di tiri in porta che abbiamo fatto possiamo rimpiangere qualcosa, perché secondo me anche il secondo tempo avremmo calciato in porta nello specchio, almeno 7-8 volte, ecco, poi loro hanno preso una traversa che sicuramente ai punti ha un valore diverso, però sono contento dell'approccio, abbiamo fatto anche cose diverse in non possesso, che per una squadra che insieme
da 25-26 giorni senza fare i doppi, secondo me è un buon sintomo, vuol dire che c'è voglia di fare, c'è voglia di mettersi in gioco, e quindi sono contento, devo ringraziare la società, il direttore Palmieri e il direttore Angeloni per quello che mi danno, che ci hanno dato, e quindi siamo contenti.